Dobbiamo fare cose difficilissime o... Difficilissime no. Fai un po' di... L'output è sospeso, forse ci stanno tracciando. Stacca! Quei maledetti non mi avranno mai a gaga. Piuttosto ecco un altro episodio di Enduro Down. Io sì, più o meno, cioè, ce l'ho tipo qua. Tu c'hai il piano. Che non gli entravano 10 euro. Non l'ho capito come cazzo funziona sto scherzo. Ieri mi sono aperto in due. Ieri ho fatto un side tipo. C'ero col TM del mio amico. C'era un po' di ghiaino. Ero col gas puntato per girare. Quindi mi si gira la moto e si intraversa tutta a sinistra. Poi riprendo aderenza e mi butto a destra e sono volato. Mi fa male il piede della frattura. Vai frat, mandiamo a farci un altro piede fratturato. Non vedo l'ora, oibò. Guarda mamma come Tonio Cairoli. Attento qua che ci passano gli scoiattoli. Ok, ce l'abbiamo fatta. No. Fratm, per l'amor di Dio smettila di drogarti. Poi me lo prendi lo zaino. Vabbè, poi vengo a prendermi. Esatto, frat, ricorda che chi fa da sé fa la cacca. Ah no, forse non era così. 73, 73. Ah, Dio. Vi prego, aiutateci. Cosa ridi? Se qualcuno non ci trova, patiremo una morte lenta e dolorosa. Grazie, frat, poi ti offro un succo di frutta. Porco Dio, no, ci siamo schiantati. Come cazzo ci salgo qua? Attento che ti scappa Santillo. Oh no, di nuovo. Questo oggi sta ubriaco perso. Ci da solo. Eh? Non ne ho. Come cazzo era accesa con la mano? Madonna, chiamate un dottore e un muratore. Mamma mia, frate. Ma dove cazzo siamo saliti? Ora bevo tutta la bottiglia d'acqua io. Se qua cadiamo, in quanti pezzi ci raccolgono secondo voi? Let's go. Bellissimi guanti in pelle, frat. Corri, corri che la pasta è pronta. Ma con la targa ci... cioè... non ci può andare, qua quando so io. C'è scritto. No. Che cazzo possiamo? Ah, proprio così. Allora, qua ci sono degli... piano piano, piede sul freno dietro, culo indietro. Lo tanti non l'ho utilizzato. Madonna, sti scalini sono più alti di Lazza. Gaurda mamma, come finiamo in un cratere di 6 metri. No. Io questa è la cosa più divertente di tutti. Ma non è che cade di nuovo. Oh, noi marocchini sono arrivati pure qui. Forse se non ci muoviamo non ci vedono, fratm. Aia. Aia. Bel sound, sembrano quasi le miscorregge. Io non capisco dove dobbiamo scendere. Piano piano, fino dietro. Cioè piano piano il cazzo. Peppe! Urlate! Peppe! Secondo me Peppe si è rotto il cazzo di noi ed è andato a cercare se stesso nel bosco. Spero di sbagliarmi. Dove vuole venire? Ah ok, è tornato, pensavo ci avrebbe lasciato qui per l'eternità. No. Vai frat, più lontano di dove i marocchini possano mai arrivare. Era obbligatorio, vero? E vai mamma tutti ad impennare come se le frizioni le regalasse. Facciamo andare prima lui, se torna andiamo anche noi, altrimenti lo lasciamo morire. Ok dai, proviamo. Va bene, inizio a cercare un telaio usato di un ex 125, visto che questo lo possiamo portare dallo sfasciacarro, se mi sa. Ecco i nostri amici. Ragazzi, sapete se c'è un KFC qua vicino? Ho voglia di alette di pollo. Dipende quanto è tosto. Giotaro! Il codino è andato a puttana ora. Veniamo piano, non riesci a fare invernate cose perché ti cazzo la gente. Ok, mi raccomando, allora piano stavolta. Mannaggia della miseria, non vedevo un disastro del genere dalla caduta di Roma. Ok? Tutto ok, cosa fratm? Questi sono tutti morti. Scappiamo via prima che venga la polizia e ci prenda le impronte. Chiudi, sto a posto. Non so se mi c'hai visti lì. Era lì, stavo salendo, no? Che c'è la curva. Ho visti tutti e due a terra, ero di terzo. No, cioè sono riuscito a girarci. Io mi si accende al contrario la moto. No, non ci tocco, Dio.
Oh no, siamo rimasti impantanati di nuovo. Non possiamo né scendere né salire. Capitano Schettino, è per caso lei? Bastardo. Ai ai ai. Aspetta che chiamo una gru. Che cuzzo fai? Ti avevo detto di aspettare la gru, santi Dio. Non riesco ad alzarla. Successo? La temperatura ti si alza. Mi sei alla strada. Che è successo? Sono a coderlo. Ma non è un cazzo. Ma sai? No. Così che arriviamo a comico. In una pista da cross, ok? Ma che puzza di merda. Raga. Ora fai, va fortissimo quello. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo per le campagne di zio Peppino a cogliere carobe e asparagi. Ci sono anche delle olive forse. Come fauna locale troviamo turisti incazzati in bicicletta, scoiattoli e rami che si incastrano nei raggi delle moto. Frat, toglilo altrimenti avrai un ramo tra le ruote letteralmente. Oh no, altri ciclisti incazzati. Se sono anche tunisini alla fine, meno male che non ho l'orologio di Pandora al polso. Frat, ma aspettami che non si vince nulla. Mannaggo Napoli, stai attento a non romperti il quodo. A salire? È carina, se volete ci possiamo fare qualche giro e poi dietro quella casa bianca c'è la lucciola. Ok, all'inizio perché è un po' bastardo. Sembra quella. Ma non so come cazzo si fanno le curve. Perfetto Frat, mi sembra un'ottima motivazione per andare piano. Tanto chi arriva prima non vince niente. Nemmeno una pippo. No, aspetta. Sto sentendo benzina. Ai. Chiamo un'altra gru per caso? Ho perso il tuo bigino qua. Dove? Dai. Non sono stra pericolosi sti pali. Tipo uno esce e va contro il palo. Cos'è? Come si attacca solo? Ma? Ma l'hai accesa tu? Sì. Ma che cazzo? Eccoci qua, finalmente possiamo correre in barba al codice della strada. Oh no, un'altra spedizione per le campagne. Speriamo di non trovare altri ciclisti tunisini. Come non detto, hanno da macro. Attento che questo cade e si fa male. Visto che ti avevo detto. Voi con queste moto correte troppo come vi permettete. Signore, guardi che non ci entriamo proprio nulla. A me non interessa, qua comando io. Se non siete stati voi sarà stato Bill Gates con quel cuzzo di 5G, l'ho letto sul giornale. Tutto a posto? Ti ho detto vattene bimbo Nutella, tu cosa vuoi capirne di enduro? Babbo, andiamocene Fratmo che i funghi non ci aspettano. Dobbiamo prenderli tutti prima che faccia buio.